Ma è sempre emozionante ritornare con la mente a quei tempi bui che sono stati una macchia enorme nella storia della civiltà giuridica dell'Italia. Io mi sono visto arrestato mentre ero nel pieno della mia attività politica. E quando maggiore era il mio sforzo per risolvere i problemi di queste tre collettività calabresi. Sapevo molto bene, ero cosciente, che non avevo fatto nulla mai che non fosse improntato al massimo della legalità e della trasparenza. Per cui certamente non solo ritenevo ingiusto quanto stava capitando, ma io, nonostante la sofferenza personale, volgevo sempre lo sguardo. Era anche una deformazione mentale, forse la mia, a tutto quello che il mio arresto bloccava come opere di civiltà per la cara regione. Cosa che così fu e così avvenne. Era l'anno in cui chiudeva la cassa per il mezzogiorno e erano 1.208 miliardi non spesi. Il commissario liquidatore mi disse: caro assessore, io sono regione lavori pubblici, se lei mi porta progetti esecutivi e definitivi, io questi studi glieli impegno. Diamoci appuntamento il 28 dicembre, che è l'ultimo giorno nel quale o dentro o fuori, o impegno questi soldi o se no la regione questi soldi li perderà. Io mi ero sintonizzato con gli uffici, 2 o 3 mesi di lavoro alacre, riuscimmo a presentare progetti, a fare il fagotto, diciamo, dei progetti per quell'importo, compresa la cittadella edifici regionale, era il 1993. Il 20 dicembre mi arrestarono, il 28 a casa Mezzogiorno chiude i battenti, la Calabria perse 1.208 miliardi. La cittadella edifici regionale, per la quale era stata fatta la riunione dei capigruppo per affrontare il problema in via definitiva, era il 93, dicevo, cadde anche allora nel vuoto, e perché poi si realizzò o si potesse realizzare, sono passati 23 anni. Si badi bene, 23 anni di fitti, tantissimi fitti, circa 15 milioni di euro all'anno, che il corpo calabrese e noi abbiamo pagato per non aver costruito quella cittadella immediatamente come era stata programmata. Ecco, pochi esempi per dire che a volte si fanno così tanti danni ed io, più che pensare alle mie sofferenze, distorsione mentale, pensavo a questi torti, a questi danni che si facevano alla Calabria.